attenzione, perché questo è un momento davvero molto delicato. Stiamo per simulare un famoso tribunale della fatidica trasmissione Hai torto tu, ho ragione io. Oggi parleremo di come sono complessi e complicati i rapporti familiari, soprattutto quando si vive nello stesso condominio. Facciamo entrare subito la signora Carmela. Signora Carmela abita di fronte a suo fratello e a sua cognata. Facciamo entrare la controparte. Andiamo bene però, Allora giuro che deve morire la mamma di mia cognata. No, quella è pure mia mamma. Appunto. No, per cortesia, accomodiamoci subito. Accomodiamoci, cerchiamo di... Io sono innocente, mamma, paga l'avvocato. Mi scusi. Si accomodi. Cerchiamo di analizzare un po' i fatti. Com'è nata questa triste situazione, signora Carmela? Dunque, ne abitiamo sullo stesso pianerottolo. No? Lei in quella casa ci lavora, fa la terapista. Ma si chiama terapista, chi le si crede pure? Signora Monica, continui. Il problema è che lei va dicendo in tutto il condominio che sono stata con più di 1000 uomini. Non è vero. Questo numero dalla mia bocca non è mai uscito. Al massimo ho detto 700-800. No, papà, non esagerando, Monica. Signora Monica. No, dico, ma non si vede che io sono una donna illibata? Non si vede che è libata. Signora Monica, per cortesia, la signora Carmela qui deve esporre. E che deve esporre più? Che lei già ha esposto tutto coso. No. Ancora deve esporre. Io sono innocente, mamma, paga l'avvocato! Signor giudice, io sono come una suora, mi chiamo Carmela perché sono devota alle carmelitane scalze. Solo che loro non si mettono le scarpe e lei non si mette la mutanda. Io sono innocente! No, signora mamma, Monica! Mamma, paga l'avvocato, sono innocente! Si accomodi! Mammina! Settiti, ti scomodi sangue! Avete visto? Mio fratello, a cosa sua, non è più un uomo libero! Tuo fratello può dire e fare quello che vuole. L'importante è che mi chiedi permesso. Ma no, signora Monica. Senta, signora Monica, ma lei non può interrompere continuamente questa diatriba, lo capisce? Lei non può dire quello che vuole. Qua stiamo facendo cose serie. Lei che cosa vuole fare stasera? Vuole patteggiare? Vuole patteggiare? Azzi, mi voglio atteggiare. Tu stai sbattendo con me che? E che dina questo? È vero. Signor giudice. No, signora Monica. Non le date retta, che lei è un ignorante, una plebea. Io ti butto a questo in bacio. No. Senta, signora Monica, io comunque intendevo dire, siccome lei ha deciso di non farsi rappresentare da un avvocato, io volevo fare altro, capisce? Che vuole fare? Ma non può fare niente, signora cara, perché io non mi metto a paragone con lei, sono di sangue blu. No, signora. Noi siamo di famiglia reale, lei è della nostra famiglia, si è presa il principe. Il principe o nana? Mamma mia, oh, signori, silenzio, non andiamo bene. Silenzio. È mai possibile che voi siete... Io sono innocente, mamma, paga l'avvocato. Sentiti. È mai possibile che voi siete della stessa famiglia e non riuscite ad avere un rapporto di buon vicinato? Io la voglio bene. Infatti per lei faccio tutta una serie di cose. Per esempio la mattina si mando sempre i fiori a casa. Perché sa che sono allergica. Infatti l'ultima volta è andata in shock a profilattico. Anafilattico. Poi siccome sono una napoletana, lo sa tutto il condominio, ogni mattina si butta sempre un sacco d'acqua fuori la porta. E non asciuga mai a terra nella speranza che cade e mi spezzi una gamba. È vero, l'ultima volta si è rotto birra e peperoni. Ma lei ha qualche problema col lessico? Non me lo volevo mai vedere da piccolo. Ma che cosa? Torno a casa lessico. Basta, della giaula, bocca, basta! Ce la devi tutti denti da bocca. Siamo al verdetto finale. Alzatevi in piedi. Guardatevi negli occhi. A forza, devo guardare. Cosa volete fare? Ma lo posso dire quel fatto? Sono innocente, mamma mia! Cosa volete fare? La vogliamo archiviare questa storia? Dunque, io per amore di mio fratello sono disposta a patteggiare. Le concedo la grazia. Mi è arrivata Maron. No, signora Monica, Va bene, per amore del mio battito tolgo tutte le guarattelle da mezzo. Guardate,
quelle. Signor giudice, una sola condizione. Sì. La deve smettere di chiedere la derattizzazione tutte le settimane. Ormai sono morti tutti i topi. Ma la